Bella ragazzi, benvenuti quest'oggi in questo nuovo video. Quest'oggi mi trovo qui per presentarvi un nuovo squad builder, un'ibrida tra Serie A e Bundesliga. Allora, innanzitutto parto col scusarmi perché siamo di nuovo sulla web app. So che siete stanchi, ecco, di vedere video sulla web app. Forse a molti di voi non fregherà assolutamente una sega, però via, ci tengo a scusarmi, ecco, quindi penso che sia assolutamente l'ultimo video su web app di squad builder. E poi ritornerà a esserci utile solo con la compravendita. Ma in ogni caso partiamo senza perderci in troppe chiacchiere. In porta abbiamo Abbiati. Allora, Abbiati che hanno fatto oro raro rispetto all'anno scorso. L'ho pagato 1500 crediti. Un portiere che dalle statistiche non è così male, anche per il costo. 84 di tuffo, 84 di riflessi, 75 di presa, 73 di rinvio, 79 di posizione, 50 di reazione. Direi che non è così male. Poi è 1,91. Mi hanno detto anche, cioè, chi l'ha già l'ha provato, che non è assolutamente tutto sto male. Poi comunque sia, mi serve per fare intesa con un difensore centrale che penso già così abbiate capito chi è. Quindi, allora, partiamo da Bundesliga, Serie A, Bundesliga, Amrabacci, Bundesliga, a posto. Allora, primo difensore, eh beh, l'altro l'avete visto, Zapata. Vabbè, allora, Owedes, difensore abbastanza forte, anche se non è molto veloce, però l'ho messo perché innanzitutto fa intesa, appunto, poi è alto, ha un buon colpo di testa e una buona difesa. Poi se aggiungiamo una carta chemistry style, velocità, secondo me può diventare davvero un ottimo difensore. Inoltre, ormai io che l'ho provato FIFA vi posso già dire che la velocità non conterà come l'anno scorso, quindi un difensore roccioso come lui con 65 di velocità va più che bene, anzi se aggiungo la chemistry style può arrivare a 68. Comunque davvero buon difensore a mio parere dalle statistiche, pagato 1600 crediti appunto. L'altro difensore è appunto Zapata la patata, Zapata a cui piace la patata. Ok, basta. Allora, anche lui è un, diciamo che ho contestato abbastanza l'uppata, ecco, di Overall, anche perché non mi sembra un buonissimo difensore nel Milan. Ma assolutamente, secondo me, il Milan in difesa fa abbastanza schifo, perché comunque sia l'impostazione proprio difensiva è quella che è. Però via, le sue doti tecniche, per quanto mi riguarda, le posso contestare. Non troppo, però le contesto. In ogni caso, l'hanno uppato. 73 velocità da, mi sembra, 58, boh, non mi ricordo, comunque poco, a 73 di velocità è davvero ottimo. Inoltre un 81 di difesa e un 80 di testa, giocatore che si promette molto bene, pagato 2600, speriamo che appunto si alzi. E nulla, colombiano del Milan, ok, va bene. Poi, allora, partiamo dal terzino sinistro. Ok. Ed è Costanto, ovviamente uno dei pochissimi superstiti che sono rimasti come terzini sinistri nella Serie A. E abbiamo appunto Costanto, dato che è praticamente l'unico, è costato 4000 creditozzi. L'ho già provato Costanto e vi devo dire che non è assolutamente male. 83 velocità, ho 77 di difesa e 71 di testa. Inoltre ha un buon passaggio, buon dote di impostazione, buon dribbling. Aggiungendo una carta che mi stai, secondo me sarà davvero ottimo. Da 9. E già, secondo me è buono così. Vabbè, allora poi terzino destro invece abbiamo Young. Diciamo che è uno dei pochi, se non l'unico, oltre Lam, ad essere, cioè, uno dei più forti terzini destri tedeschi. Anche se non è fortissimo, questo la dice lunga. In ogni caso, pagato 1200 crediti, 78 di velocità, anch'esso applicatosi una chemistry style, secondo me può diventare un buon difensore. Alto solo però 179 centimetri. Secondo me non sarà male. Boh, a pelle proprio, secondo me non sarà male. Poi 74 di difesa e 67 di testa. Oltre che anch'esso, anche lui, non anch'esso, ha una buona dose di impostazione col suo 73. Ok, andiamo di qua. Filati. Come CDC mettiamo invece però Bundesliga, perché se no vedete l'altro come prima. Poi diventerebbe il tutto inutile. Abbiamo Rod, un giocatore che a dire la verità mi avete consigliato voi in uno squad builder, pagato davvero molto poco, ha delle statistiche convincenti, oltre il tiro, vabbè. No, cazzo di 1,79 cm, non è una diga ovviamente, però è un buon CDC, anche per il prezzo, livello qualità,
prezzo, secondo me, soddisfacente. 78 di velocità, che per un CDC di razza è molto, molto, molto. 75 di difesa, buon CDC, ecco. Andiamo a LED, abbiamo Einar. Allora, non ho messo Muller perché Einar è decisamente più economico. 85 di velocità, che non è assolutamente male. Poi secondo me quel tiro sarà bugato, eppure quel dribbling inoltre non è neanche basso. 1,85, contiamo ragazzi che è importante molto la forza fisica su questo gioco, quindi penso che quell'1,85 messo in quella posizione può fare molto bene questo Agnar. Poi 400 crediti è un pugno, ecco, pugno negli occhi. Andiamo al COC, la vera stella secondo me di questa squadra, sto parlando di Draxler. Allora, tanti forse diranno, what? Stella? Io non ho, non vedo queste grandissime abilità. Questo giocatore ha 5 stelle piede debole, va bene? E 4 skill moves. È una roba impressionante, ragazzi. Poi è ottimo anche dalle statistiche: 78 di tiro, 79 di passaggio, 78 di velocità e 85 di dribbling, ok. E già, secondo me sarà un fenomeno assoluto e crescerà questo valore qua, questo valore qua, 2600, crescerà un oltre e alto, molto, ed è importante. Ok, passiamo invece ai CDC della serie A, mettiamo serie A, vabbè, mettiamo qualsiasi, tanto è l'unico, ecco appunto. Berami, allora, Berami non l'ho trovato CDC, l'ho messo CC, ma ha comunque 9 in intesa, ragazzi. Allenatore Sannino in ogni caso. E 78 di overall, CC, 75 di velocità, 76 di dribbling, 78 di difesa, 72 di testa, 78 di passaggio, 67 di tiro, 500 crediti, 1,84. Wow. Cosa devo dire? Niente, secondo me è un giocatore che a livello qualità-prezzo è un cazzo di fenomeno. E il suo prezzo secondo me crescerà anche lui, crescerà di prezzo, insomma. Vabbè. Poi abbiamo esterno sinistro, abbiamo Armero, un giocatore che hanno sbagliato forse. Vabbè. Wow, 90 di pace, 78 di dribbling, 74 di difesa, che non è male, e 77 di passaggio. Purtroppo è alto solo 1,74, quindi non è sta gran muro, però sto gran muro, però l'ho pagato poco, l'ho pagato un po' di giorni fa, cioè l'ho comprato un po' di giorni fa a 1,8, e devo dire che secondo me sul gioco si alzerà, perché secondo me può rendere molto, quindi niente. Passiamo invece a un Chen che conoscete, sto parlando di Ramos. Allora, io l'ho provato questo gioco, ok, l'ho provato, ho visto in poche parole come cazzo si gioca, e si gioca praticamente soltanto su quella che è la forza fisica. Torres era un fenomeno e io non oso immaginare cosa sarà Adrian Ramos. 1,85, 85 di testa. Il colpo di testa, ragazzi, ve lo assicuro, è qualcosa di fondamentale su questo gioco, perché si fa un sacco di gol di testa, un sacco di gol di testa, oltre a una buona velocità col suo 85. È un buon tiro, 68, e anche un buon controllo palla col suo 75 di dribbling. Molto importante nel 4-2-3-1 avere una diga davanti. Inoltre, vabbè, è sempre alto, 1,85, ce l'ha costo 85. Questo giocatore gli piace proprio. Ok, la squadra è completa, ragazzi. Io vi invito a lasciare un bel commentino per farmi sapere cosa potrei cambiare, cosa non vi piace, eccetera. Io starò ad ascoltarvi e a rispondervi come sempre. Inoltre, se volete, potete lasciare un mi piace, che sarebbe davvero molto, molto gradito. Bella!